Buongiorno caro Lazzotti. Buongiorno Sandra Catoni, come stai? Benissimo, benissimo. Dovrei dirtelo con una voce un pochino più ribollita, no? Ecco, un po' come l'acqua quando bolle, se vogliamo, però se per essere veramente un po' più ciotti, ma non riesco a farla. Mi manca Flavio, che è l'interprete e l'imitatore ufficiale, quindi diciamo così, che tanto Sandro Ciotti lo conoscono tutti, quindi in realtà solamente un altro commentatore in stadio confusionale poteva sbagliarsi, credo, ecco, oltre che me che sono fulminata di mio, ma questo è un altro discorso, caro direttore, tu lo sai e bene, però mi vuoi bene lo stesso e questo mi pacifica l'anima anche nel Venerdì Santo, in qualche modo, al di là della Santa Pasqua, che ci apprestiamo comunque a vivere. Se ti stai preparando per qualche giorno un po' più soft di pausa, non avrai riunioni anche domenica? Io fortuna, no, poi tra l'altro il tempo è molto bello, quindi temperatura inafrizzante, però un gran bel sole, quindi ha voglia, le gite di Pasquetta penso si sprecheranno, no? Un po' per tutta la capitale. Beh, lo speriamo proprio, insomma, picnic, se non arriva proprio qualche... le mille chilometriche sulla via Appia, proprio che non si arriva mai, esatto. Si passa alle 15:30. Una roba del genere, potrebbe essere una buona previsione per uno che di Roma ne sa, insomma, un po' la conosce, quindi sa anche, no? Quali sono le zone più congestionate, soprattutto nei giorni di festa, è per questo che forse preferiremo altri lidi, ma vedremo, se ne parlerà. Intanto ci avviamo verso la Pasqua in questo Venerdì Santo, ma soprattutto, caro direttore, ci avviamo verso la 34esima giornata di campionato di Serie A. Prima però di arrivare a questo vorrei commentare brevemente, perché tanto ce l'aspettavamo, ne abbiamo parlato ieri, il responso negativo che avevamo dato per scontato al ricorso presentato dalla Roma per la squalifica di Mattia Destro. Assolutamente sì, perché abbiamo detto non ci aspettavamo nulla di diverso, saremmo rimasti anzi sorpresi se la giustizia sportiva avesse per una volta sconfessato se stessa. Così non è stato, ovviamente, no. È stato perpetrato un principio di iniquità, perché io continuo a dire, secondo me non era ammissibile la prova TV per questo caso. Poi è anche inammissibile che il giudice sportivo, anzi forse meglio dire il procuratore federale, chiami a un certo punto al telefono l'arbitro per dire: senti, scusa, ma quell'episodio l'hai visto? Perché l'arbitro nel frattempo ha visto le moviole della domenica sera. Sì. Cioè, spieghiamo come è andata. Sky Calcio Show fa quella cosa, a mio avviso, un po' indegna, abbastanza, di gettare la croce su Destro trattandolo alla stregua di un delinquente, neanche fosse Totorina, per una manata data ad Astori, mentre Astori dava una comitata a Destro. Ecco, questa è un po' la sintesi. Sì, esatto. L'arbitro valuta quello scontro di gioco, io parlo di scontro di gioco complessivo, sì. Ammonendo Astori poi per la reazione violenta nei confronti del giocatore giallorosso, ma fischiando un fallo di gioco a favore del Cagliari, quindi risolvendo quello scontro di gioco con un fallo di gioco, con una sanzione appunto per la Roma, con la punizione senza tra l'altro neanche tirare fuori il cartellino nei confronti di Destro. Poi dopo le immagini televisive viste del Sky Calcio Show a Mediaset del pomeriggio e della sera, il procuratore federale, sollevato il caso da parte degli opinionisti soprattutto di Sky Calcio Show, decide di telefonare all'arbitro dicendo: senti, scusa, ma tu questa manata famosa l'hai vista? E quello dice: no, boh, che ne so, no, io ho visto la trattenuta, ho fischiato fallo prima. Detto che se veramente Destro avesse trattenuto Astori, comunque il giallo c'era, perché era un evidente caso di ostruzionismo nei confronti del giocatore cagliaritano e quindi aveva anche comunque sbagliato. Ma questo è l'assurdo, cioè il procuratore federale non può chiamare un arbitro, a mio avviso, e dire: senti, scusa, come l'ha valutata? Ma non ho visto la manata, però gli ha data con cinque dita, ma sei sicuro che però ci ha messo la forza? Ma che diavolo di sistema è? No, un sistema non che funziona così, è come parti. Se un magistrato chiamasse il poliziotto che ha effettuato un arresto cercando di convincerlo che in realtà non ha strattonato l'indagato, oppure, ma non funziona così, esistono delle procedure precise e semplici, poi se uno va oltre ed eccede rischia delle sanzioni, se uno non ha visto, ma non è che può aggiustare poi la versione in base alla telefonata del procuratore federale, perché poi l'arbitro ha mandato un fax in cui ha dovuto dichiarare che non aveva visto la manata successiva come da immagini televisive, e quindi l'arbitro ha fatto un'automoviola a quel punto. È l'arbitro stesso che, guardando la moviola, dice: ah, proprio non avevo visto, mi rimetto al procuratore federale e alla giustizia sportiva. Quindi grande iniquità perpetrata ai danni della Roma, grande sciocchezza, grande precedente a mio avviso. Si apre un precedente storico, perché l'arbitro viene spogliato completamente di qualsiasi credibilità e potere. Viene invitato al procuratore federale a dire quello che vuole il procuratore federale o quello che vuole la piazza. Per cui adesso, in teoria, noi potremmo aprire questo caso, ma non sto scherzando, nel senso... Magari ci sarà Roma-Juve dell'11 maggio decisiva per lo scudetto, perché speriamo le due squadre siano a distanza ravvicinata. Ad un certo punto Chiellini, che è poi quello che sbraccia un po' di più della formazione bianconera, commette un qualche cosa di poco chiaro. Tutti quanti i tifosi della Roma decidono di scrivere a Roma Channel invitando proprio l'emittente giallorossa a sollevare il caso e a porre l'attenzione.
E a quel punto, ovviamente, sulla scorta della spinta mediatica, il procuratore federale dovrebbe chiamare l'arbitro, hai visto questa, e quindi rinnovare questa. Secondo voi lo faranno, no? Qualcosa del genere? Assolutamente no, ovviamente, perché questo andrebbe poi a scapito della società, che è sempre in testa alla classifica. A dia di quello, è un precedente comunque che farà giurisprudenza in senso negativo, però, perché evidentemente è stato violato un regolamento che era abbastanza preciso fino a questo punto e che da oggi in poi non lo è più. Esattamente. Passiamo, detto ciò, al calcio giocato, che è quello che ci piace di più, tanto andiamo avanti così, caro direttore. E insieme neanche però... sempre, infatti, Valentina. Se ficcheggia con la Roma, esatto. Bene, certe altre partite, insomma, sono di una non pochezza. Tanto. Però cerchiamo di farle brillare in qualche modo con qualche buon pronostico. È un po', no, il nostro vedere il bicchiere mezzo pieno. Allora andiamo subito con la schedina e tra una partita e l'altra facciamo poi, diamo spazio ai tuoi commenti, in base alle casistiche, ovviamente, o ai commenti che vogliamo fare sul momento dei club. Partiamo con quelle delle ore 15, domani, in questo sabato pre-pasquale, giocheranno quasi tutte alle 15, tranne la Juventus e la Roma, che saranno la prima alle 18.30, la seconda alle 21. Si parte dal campo dell'Atalanta, perché si va rigorosamente dalle paginone dei quotidiani in ordine alfabetico. Atalanta-Verona, domani alle 15, la prima che apre le danze. Come la vedi? Ma la vedo con una partita più o meno tranquilla, perché tra l'altro due formazioni che a parole potrebbero lottare ancora per l'Europa League, che però è distante comunque 5 punti. Dico da 1x, ma anche da segno gol, perché secondo me vanno in gol sia l'Atalanta che il Verona. Dovrebbe essere anche una bella partita, aperta. A me la squadra di Colantuono piace. Mi piace Colantuono come tecnico, mi piace anche questo Verona di Mandorlini. Tra tutte le partite delle 15, se potessi concentrarmi su una sola, sceglierei davvero questa, perché potrebbe essere la più divertente. Bene, il gol lo vedo anche io, anche se l'1x non è accattivante, devo dirti la verità. Magari è bassa quota, ovviamente, quindi sì, a poco appiglio. Esatto, forse il gol, insomma, te la rischi un po' di più, però alza un pochino l'asticella, se vogliamo, poi della ipotetica vincita. Catania-Sampdoria, non avvincentissima, però comunque da riportare. Non dico neanche che è un'ultima spiaggia, Valentina, perché il Catania adesso dista 8 punti, 8 a 5 partite alla fine, e quindi manca soltanto la matematica per il Catania. Anche qui la Sampdoria ha davvero poco da chiedere, poi tra l'altro viene da quello schiaffone clamoroso contro l'Inter. Dico under, semplicemente perché è una partita che davvero ha pochi significati, perché anche se vincesse il Catania andrebbe magari a quota 23, però nel frattempo rischia che davvero quelle altre che sono davanti, visto che Chievo gioca in casa contro il Sassuolo, gli si allontanano di altri 3 punti e quindi rendono vana una vittoria contro i Brucerchiati. Per cui dico under, perché secondo me sarà una partita un po' bloccata. Under per te, 2 secco per me. Chievo-Sassuolo, qua invece si gioca la conferma, sì, della salvezza per il Chievo e il tentativo di salvezza per il Sassuolo, quindi sarà più accesa. Questa sarà una partita all'insegna della paura, credo, proprio classica gara da dentro fuori, spareggio salvezza, questo è il vero spareggio salvezza. Se Chievo vince, secondo me va a 33, potrebbe addirittura agganciare in classifica il Cagliari, che gioca in casa del Genoa, quindi potrebbe davvero scrivere una parola importante per la salvezza. Sì. Se il Sassuolo vince, viceversa, va a quota 28, in teoria potrebbe anche agganciare il Bologna, anzi senza in teoria, il Bologna va a Torino allo Juventus Stadium, quindi lo aggancerebbe sicuramente e riaprirebbe davvero il discorso. Quindi il Sassuolo non può andare lì per un punto, perché io credo che Di Francesco dirà ai suoi ragazzi: facciamo il colpaccio, perché se facciamo il colpaccio prendiamo 3 punti, sì, e praticamente siamo in quel momento praticamente salvi. Ce la giochiamo con il Bologna, poi bisogna vedere, però siamo comunque con la testa fuori, e quindi sarà una gara bloccata, però con due squadre in campo che vogliono entrambe vincere. Di solito quando accade così è sempre under, infatti, perché lo so, si sta davvero attenti a non sbagliare, a prendere il gol che può condizionare negativamente il match. Under, sono d'accordo con te, vediamo un pochino cosa succede su questo campo, sarà molto 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 curioso. Genoa-Cagliari, anche in questo caso vale lo stesso discorso per la formazione del Cagliari, perché a 33 non si sta sicuri per niente. No. Tra l'altro il Cagliari fuori casa è una squadra drammaticamente priva di vittorie, sì, da tempo immemore, quindi io credo che il Cagliari rischi molto, non soltanto per il fatto che dietro manifesta ogni tanto delle amnesie difensive davvero pazzesche, ma quanto per il fatto che il Genoa, che si potrebbe sentire sicuro a 39, già con un pareggio va a 40 e si sente strasicuro, quindi se il Genoa non perde, insomma, si è guadagnato con largo anticipo la salvezza, quindi... Anche in questo caso dico 1x, mi rendo conto che la quota paga poco, però è difficile ipotizzare il Cagliari che possa andare a fare un colpaccio proprio a Marassi.
Sono d'accordo, io metterei un 1 in una schedina un po' più temeraria, 1x al contrario, magari giocandone qualcuna di più, però essendo quasi sicura veramente del risultato finale. Più interessante invece Lazio-Torino, il Torino che continua ad andare avanti con una marcia, insomma, bella, molto molto bella, la Lazio che in casa difficilmente sbaglia. Abbiamo detto prima, Valentina, Atalanta e Verona sono un po' fuori dalla lotta per l'Europa League perché sono a 46, e il Parma ne ha 51 ed è sesto, e quindi quello è l'ultimo posto disponibile per l'Europa League attuale, visto la finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. Sì. La Lazio ci può credere perché a 48 non siamo al Milan e Torino, e allora io dico che questa è un'occasione troppo ghiotta per i biancocelesti, segno uno fisso, perché se vincono aggancerebbero in teoria proprio il Parma qualora gli emiliani dovessero perdere. Hanno una partita importante anche loro contro l'Inter, anche quello uno spareggio Europa League. Diciamo che Lazio Torino e Parma Inter in chiave Europa League sono le partite in assoluto più importanti. Per cui dico uno fisso. Possiamo giocarci anche una combo uno più gol? In una partita che secondo me difficilmente secondo me finirà senza reti di entrambi. Secondo me ci sta, anche se ricordiamo che il Torino va all'Olimpico senza Circi. Questo è vero, però c'è Immobile. Che è qualificato, però c'è Ciro Immobile, poi bisogna il pallone a chi glielo dà Ciro Immobile, nel senso che magari quando manca Cerci si sente sempre un po' sperduto lì davanti. È vero. Però ci sta tutta la vita, anche perché la Lazio difensivamente parlando, e soprattutto in casa, ogni tanto manifesta un po' di amnesie. Cioè nel senso vince, perché vince, però ha preso 44 gol, eh? Sì, capito? Sì. Quindi ci sta poi tutto, vince, sarebbe anche ben però pagata, tra l'altro, Valentina. Berisha tra i pali comunque dà un po' di sicurezza perché si è comportato molto bene, ma sei sempre davanti Cavanda, Biava, Novaretti e Radu, cioè nel senso che non è con un centrocampo che fa i buchi con Biglia, non lo so, Ledesma non ne splendida la forma, non saprei, però sì, forse un golletto lo prezzo, ci potrebbe stare per i più temerari, diciamola così, altrimenti un bel uno secco che da previsione insomma ci potrebbe stare come. Però mi piace la tua combo, l'idea della tua combo. Ci può stare, ce la teniamo con riserva, vediamo un po' che succede, nel picchetto temerario. Milan-Livorno, riuscirà il Milan a centrare la quinta vittoria consecutiva in un momento di crisi totale a livello proprio societario, si spacca tutto, è freddure, ma proprio freddure no, sembra divertente, il gelo totale tra Galliani, Clarence Seedorf, BB, c'è un macello in casa Milan, sta succedendo. Io credo di sì, perché al di là delle polemiche vale lo stesso discorso fatto per la Lazio, il Milan a 48, se il Torino perde all'Olimpico, Lazio e Milan poi vanno a 51, a quel punto si sapete che cosa fa il Parma, ma poniamo il caso che il Parma perde in casa contro l'Inter, adesso lo analizzeremo tra poco, sì. Sarebbero in tre alla stessa quota, al sesto posto, e lì diventerebbe un mini campionato di 4 giornate proprio tra quelle tre squadre per chi si agguanta l'ultimo posto disponibile per l'Europa League. E guardate che nel Milan conta tanto, comunque conquista le coppe europee, e io credo che magari non il padrone Berlusconi ma Galliani o chi per lui insomma proneranno i rossoneri a cercare la vittoria a tutti i costi. Allora, alla 34esima di campionato diamo fiducia al Milan sperando che non ci faccia crollare l'ennesimo picchetto, esatto, diciamo finalmente uno. Finalmente diamogli fiducia, diciamo uno fisso. Diciamo uno. Secondo me se il Milan segna subito anche uno ha un handicap. Anche sì, a quel punto sì, se parte bene può sbottonarsi, là a quel punto stappa, quindi ci può stare anche l'handicap. Parma-Inter, subito dopo molto molto interessante, un Parma che continua ad andare benissimo, l'Inter che è un po' zoppica, però comunque tanti pareggi li ha fatti, l'ultima vittoria 4 gol con un Mario Icardi che sembra insomma vivace sì, ma anche bello vivo in campo, Mazzarri con la fiducia piena del presidente al di là del raggiungimento meno dell'Europa, che partita sarà? E vediamo chiaramente le battute sui Icardi che fa delle doppiette, però diciamo che il Parma non perde in casa da 10 partite, quindi è comunque una striscia importante al Tardini. Secondo me l'Inter fa la grande fatica, perché è in un ottimo momento, è in forma, morale, è convinta finalmente dei propri mezzi dopo insomma una partenza, quella della squadra di Mazzarri un po' così. Ora che possa agguantare la Fiorentina al quarto posto, insomma la vedo un po' complicata, ma senza dubbio poter difendere il quinto, quello non c'è dubbio. Hai visto mai un bel pareggio? Segno X? Segno lo buttiamo X. Lì? Segno X lo buttiamo lì. Io magari col gol. Magari col gol, infatti azzarderei anche un gol, che forse magari chi vuole schiare meno segna squadra ospite, sì. No, può essere anche questa una chance, l'abbiamo contemplata più occasioni. Bene, abbiamo la tripletta insomma per i pronostici di questa partita. Udinese-Napoli, ecco, il Napoli ecco. Senza il Pipita Higuain, tegola in testa per Rafa Benitez che vede mancare il migliore dei suoi. Non dimentichiamoci anche qui, il discorso dell'Udinese è abbastanza particolare perché è una squadra abituata negli ultimi anni a essere sempre in alto, oggi deve fare 2 punti per arrivare a quota 40 e quindi garantirsi la salvezza. Io dico che il Napoli non se la porta da casa neanche un pareggio, nel senso che ormai è una situazione cristallizzata, cioè il Napoli ha più 9 sulla Fiorentina, a distanza siderale della Roma, sta lì, terzo posto abbastanza garantito. Chi vuole rischiare può provare anche un segno X, io dico gol.
Tu dici ma come? Non escludo che come segno 1x2 poi possa uscire anche un altro oltre alla X e magari l'1, quindi una doppia chance 1x io ci spenderei qualche euro. Sì, sono d'accordo con te, infatti 1x l'avevo appena segnato. Andiamo anche se Udinese è deludente, nel senso sì, anche Udinese vista sì, contro la Juventus è poca roba, nel senso che alla fine si prende un palo al 90esimo, ma non ha quasi mai impiezzerito Buffon, non è una squadra proprio di livello rispetto agli ultimi veramente anni. Veramente molto noiosa, sono d'accordo con te anche su questo. Andiamo alle ultime due, che sono le prime due in classifica, Juventus e Fiorentina. La prima gioca alle 18:30 contro il Bologna, io non so se vuoi commentarla questa, insomma. Tanti a pochi, finisce tanti, veramente tanti a pochi, con la Juve che maramaldeggia sulle spoglie del povero Bologna che fu, sì, che da quando ha venduto diamanti a gennaio ha avuto il crollo totale come era facilmente immaginabile, quindi dico uno con handicap per la Juve. Sì, dico anche uno con handicap tutta la vita, se esistessero 3-4 handicap metterei anche quelli. Fiorentina-Roma invece. Fiorentina-Roma è una partita che mi preoccupa tanto, nel senso che io sin dall'inizio della stagione ho sempre indicato in le trasferte di Juventus Stadium, San Paolo e Artemio Franchi i potenziali pericoli per la Roma. Secondo me la Roma poteva perdere soltanto in quei tre posti, in due infatti ci ha perso, anche se poi immediatamente al San Paolo di Napoli, e ho paura che possa accadere la stessa cosa anche a Firenze, quindi dico partita totalmente apertissima, evito i segni 1x2 per ovvi motivi, dico gol. Dici gol, e il gol lo metterei tra parentesi, poi da picchetto sai che mi gioco solamente il 2 quando gioco la Roma, cioè se sei fuori casa sennò sempre l'1, quindi comunque la Roma, però a livello di lucidità il gol secondo me ci sta tutto, quindi lo segno sotto pronostico, che invece è assolutamente professionale. Ma, tra l'altro Valentina sarebbe fondamentale, perché io credo che Garcia ai giocatori, poi aspettiamo ovviamente la conferenza stampa, ma ai giocatori dirà una cosa fondamentale: se facciamo 3 punti festeggiamo la matematica qualificazione diretta in Champions League direttamente sullo stesso rettangolo di gioco del Franchi a fine partita. Sì, sì. E credo che sia una cosa bellissima, perché poi senza attendere il match prossimo, che è quello contro il Milan in casa, l'Olimpico del venerdì 25 aprile, però sarebbe già bellissimo, no? Finisce l'arbitro, fischia 3 volte al termine del match del Franchi e i giallorossi alzano le braccia al cielo, perché con i 3 punti hanno conquistato la matematica certezza del secondo posto. Esattamente. Giallorossi che scenderanno in campo secondo te con Ljajic in attacco oppure con Florenzi che torna abile e arruolabile? Allora, io metterei sempre Florenzi per una questione di equilibri, abbiamo sempre detto Totti, Cervinio, Florenzi sono il trio migliore sin dall'inizio del campionato, perché con quello poi la Roma era arrivata ad ottenere le prime 8 vittorie consecutive prima che si facessero male Totti e Cervinio contro il Napoli, sì, quindi mi piace per l'equilibrio che danno, ma in questa partita al Franchi, e mi rendo conto di dirla forte perché lo dice uno che insomma Ljajic tutta la stagione è abbastanza massacrato un pochino, io partirei con Adem Ljajic titolare per la psicologia del giocatore, nel senso che immaginiamo quanto lui voglia spaccare il mondo al Franchi, vuole dimostrare ai suoi ex tifosi che hanno lasciato andare magari con troppa fretta un possibile crack, e quindi io fossi in Garcia direi agli Ajax: Adem, la partita è tua, fai quello che devi fare, fai tunnel, falla passare in mezzo alle orecchie dei tuoi avversari, fai vedere quanto sei forte e giochi dal primo minuto. Secondo me, ecco, con queste premesse gli Ajax può fare lo schifo, in senso buono intendo, certo, sin dall'inizio partita, perché se dovesse partire dalla panchina sarebbe comunque un entrare in campo dicendo ai tifosi sono panchinaro anche qua, sono un rincalzo anche qua, non sono titolare, sarebbe accolto ovviamente dai fischi dei tifosi della Fiorentina. Partire dall'inizio è, secondo me, è fondamentale, quindi spero che Rudy Garcia per questa volta faccia giocare gli Ajax dall'inizio. Ecco, questa è un po' la tua previsione. A centrocampo torna Pjanic, quindi Pjanic, De Rossi, Nainggolan. Assolutamente sì, tipo di con dubbio. Il sacrificio di Taddei che è buono comunque durante il match, vedete che alla fine entrerà. Soprattutto se la partita dovesse andare in un certo modo, Taddei potrebbe prendere il posto di Pjanic. E difesa tutta brasiliana. Difesa come al solito tutta brasiliana, anche se io ho qualche perplessità su Dodò in una gara come questa, ce l'avrei, perché da quella parte c'è uno che si chiama Quadrado. E allora lì è da vedere Dodò a corsa come ce l'ha Quadrado. Romagnoli è più difensore, è meno veloce ovviamente di Quadrado, però magari è più rognoso. Bisogna vedere quello che pensa Rudy Garcia. Quello è un dilemma che io davvero vorrei non avere. Ecco. Fossi Rudy Garcia sarei abbastanza tentato persino di far giocare, se si fosse rimesso Torosidi sulla sinistra, però sono alternative completamente differenti, nel senso che Dodò rischia di avere Quadrado dietro le spalle spesso e volentieri, però nella corsa è in grado di tenergli testa. Gli altri due sono più difensori, ma col piede sbagliato Torosidis, col piede giusto Romagnoli, perché poi tanto è ambidestro, un giocatore non ha problemi dal punto di vista, forse è il più lento dei tre però.
forse più lento di tre, questo sicuramente. Sicuramente Garcia vorrebbe avere un Maicon a sinistra, quindi su un questo poi verterà il mercato. Bazzaretti guarito. Ma Bazzaretti non guarisce. Non dimentichiamoci del fatto che la Roma sta giocando tutta quanta la stagione senza Bazzaretti e da metà stagione in poi praticamente senza Strootman, quindi due pilastri fondamentali, ecco, quando Garcia proprio nel... parlava dell'importanza di non avere infortuni per la stagione perfetta. Per lui, tra Juve. L'altro, rientro lontano. Oggi c'è anche un approfondimento del Corriere dello Sport, direttore Balzaretti. Ecco la verità: il dolore non passa, l'operazione è stata inutile. Rientro lontano, non si capisce cosa sia stato combinato. È una malattia maledetta la pubalgia, perché può colpire i giocatori anche ultra trentenni come i ragazzi che ne hanno 20. Quindi è una cosa drammatica. Per fortuna, non per averla provata direttamente, ma per esperienza di altri colleghi, di altri. Amici, giocatori eccetera, che è davvero difficile da debellare. De Rossi ne sa qualcosa, perché sì, gli ha fatto tra l'altro penare per una stagione e mezza. È vero, è verissimo, è grande verità, come la verità quella che ci racconti sempre, caro direttore. Per questo anche ti ringraziamo, io ti auguro una buona Pasqua, grande come l'uomo più grande del mondo, a tutto lo staff di Radio Yes, a tutti gli ascoltatori di Radio Yes, e ovviamente ci sentiamo poi dopo la Pasquetta. E per forza, dove te ne andrai, caro Vale? Non lo so, è ancora da valutare, work in progress, vediamo lì. Sono un morale, quindi decido sempre all'ultimo, programmo difficilmente qualsiasi cosa nella mia Formentera, gioca beach volley, ecco, questo non ci dispiacerebbe, magari un last minute, perché no, in caso ti mando una fotina, tanto tu i posti li riconosci senza neanche bisogno di specifica, eh? Quei posti sì, esatto. Esattamente, sono proprio i tuoi, direttore. Grazie, buona Pasqua a te e a tutta la tua famiglia. Un grande bacio, grazie Carola Zotti.